Salve youtubers, benvenuti a una nuova recensione di un film squallido. Prima di iniziarla, vi faccio una piccola introduzione. Vi ricordate la recensione su Plan 9 from Outer Space che ho fatto su Ed Wood? Ve lo ricordate quello che ho detto su Ed Wood? Che lui era un mezzo genio, però con carenza di soldi. Ecco, ora facciamo l'introduzione di Uwe Boll, o almeno mi sembra che si dica così. Lui, come spiegarvelo, è esattamente l'opposto di Ed Wood. È un completo decerebrato con una montagna di soldi. Lui ha fatto tante porcate, tantissime, di film. E tutti si chiedono, ma come fa a distribuirli? Qual è la casa distributrice che glieli distribuisce? Indovinate? Ha talmente tanti soldi che se ne è creato una a lui. La Boll KG, mi sembra si chiami. Ecco perché i suoi film sono in commercio, purtroppo. Si diffondono come un virus. Lui ha un sacco di soldi anche perché è stato un pugile professionista, quindi di soldi ne ha in abbondanza. Ma per cosa è famoso Uwe Boll? Perché Uwe Boll è famosissimo tra gli attori squallidi. Tutti lo considerano il Ed Wood del nuovo millennio, ma secondo me no, è un errore allucinante per le ragioni che ho detto prima. Allora, questo regista è specializzato in film tratti da videogiochi. Tutti sappiamo che i film tratti da videogiochi sono un po' delle ciofeche, lo sappiamo. Tomb Raider, Resident Evil, Resident Evil poco poco si sa, vabbè comunque, tutto il resto fa schifissimo. Lui prende dei videogiochi non proprio secondari, però diciamo un po' così, un po' che hanno la trama un po' buttata lì, tipo Alone in the Dark, Blood Rain, Blood Rain 2... Postal, il recente Far Cry. Lui ha persino fatto un film su Dungeon Siege, che è un gioco di ruolo bellissimo, ormai è un po' vecchiotto, ma comunque bellissimo, chiamato In the Name of the King, mi sembra. Non l'ho visto, però hanno detto tutti che è una grandissima cagata, io purtroppo ci credo sulla parola. Il problema è che non ha fantasia, cioè fa delle cose allucinanti. E lui stesso ha ammesso che dei videogiochi da cui ha tratto i film non ci ha mai giocato. Bravo! Bravo! Questo sì che è lo spirito giusto! Sei un grande Uwe Boll! Coglione. Quello che vi presento oggi non è nessuno dei film che vi ho detto prima. Quello che prendo in considerazione oggi è House of the Dead. E quindi iniziamo subito. Ecco i 5 motivi per cui House of the Dead è una porcata. Numero 5. La prima mezz'ora. Ecco, non è qualcosa di sbagliato la prima mezz'ora. Non è nulla la prima mezz'ora, perché nella prima mezz'ora di film non succede nulla. Tralasciando l'attacco degli zombie proprio iniziale, nei primi, proprio nei primi 1-2 minuti, dopo per mezz'ora non succede assolutamente nulla. E andrebbe bene se il film durasse 4 ore, ma purtroppo il film dura 1 ora e 26, quindi un terzo di film buttato così. Non è gravissimo, non è proprio una cosa allucinante, però annoiarsi dopo mezz'ora è una cosa orrenda. E quindi questo va nella quinta posizione della mia classifica. Numero 4. Il primo vero attacco zombie. Come ho detto prima, tralasciando l'attacco iniziale, il primo attacco di uno zombie avviene, diciamo, dopo questa mezz'ora, dove non succede nulla. Ok, la regia fa schifo, il film fa schifo, la trama fa schifo, fa tutto schifo. Ma almeno un po' di gore ci sarà, un po' di sangue, colli strappati, orecchie mutilate, budella ovunque, ci sarà. Quindi aspettiamo il primo attacco dello zombie, vediamo come va a finire. Esatto, è proprio questo quello che ti aspetti da un film sugli zombie. Zombie che a mani nude rompono il collo delle persone. Perché, dico io? Perché? Mi sono stancato di dire ma come ti viene in mente? Però cavolo, ma come ti viene in mente? Cioè, i zombie mordono, no? Fanno mosse di kung fu e quello zombie era l'incarnazione di Jean-Claude Van Damme. Numero 3. Game over. E siccome questo film è tratto da un videogioco, perché non far morire i protagonisti? Come quelli di un videogioco, questo veramente non ha senso, cioè
Io quante volte ho detto che alcune scene non hanno senso, i film non hanno senso, ma questo proprio concettualmente è sbagliato. Cioè, se tu hai messo una cosa del genere in un film, vuol dire che una parte del tuo cervello è andata in cancrena. Veramente. Se ti fai qualche lastra, vedrai la parte del cervello completamente nera, spiaccicata nera. Si vede la telecamera che gira di 360 gradi intorno al protagonista e che tutto diventa rosso. Manca solo la scritta Game Over e Insert Coin e abbiamo finito. Numero 2. Effetti speciali. Ecco, io già sento la gente che dice: ah, lo sapevo che avrebbe messo gli effetti speciali. Con una regia pessima, una storia pessima, anche gli effetti speciali saranno pessimi. E invece no. Siccome Uwe Boll ha un sacco di soldi per fare tutto quello che vuole, stronzate comprese, gli effetti speciali sono una cosa bellissima in questo film. Cioè, oddio, bellissimi. Sono fatti veramente, veramente bene. E io non intendo il trucco degli zombie, che il trucco degli zombie lo posso fare io, anch'io per carnevale. Ma proprio gli effetti speciali degli spari, rallenti, eccetera. Il problema di questo è che non li sa usare, non li sa mettere. Cioè, lui li ha, ma non li sa sfruttare perché è un regista di merda. Questo vuol dire essere un regista di merda. Non avere fantasia. Ed è per questo che Ed Wood era 100.000 miliardi di volte meglio di lui. Numero 1. House of the Dead. E direte voi, che vuol dire House of the Dead come numero 1? Questo vuol dire: quando lui ha preso Alone in the Dark per fare un film, Alone in the Dark aveva una trama. Blood Rain aveva una trama. Postal, per quanto sclerato fosse, aveva una mezza trama. Far Cry aveva una trama. Dungeon Siege più o meno aveva una trama. House of the Dead, no. Ma perché non c'aveva una trama? Perché chi lo conosce lo sa. House of the Dead è un cazzo di gioco da sala giochi. Avete presente quelli dove prendete le pistole, sparate le pistole a luci, no? Quelle che spari contro lo schermo e ci sono gli zombie. Qualcuno sa dirmi dei tre House of the Dead che sono usciti una cazzo di trama? No? Manco io. Allora, scusate, io mi rimangio quello che ho detto prima. Uwe Boll non ha una parte di cervello spappolato. Ce l'ha tutto spappolato il cervello. Perché se tu vai a prendere un gioco come House of the Dead, che è un cazzo di gioco da sala giochi, che poi hanno portato su Play 2, su Wii, su PC, va bene, ma è comunque un cazzo di gioco da sala giochi dove devi inserire le monete per giocare, e tu ci fai un film sopra, tu, regista, non esisti. Sei frucce, cioè, questo film ce lo siamo immaginato noi, perché una persona normale non potrebbe mai partorire una simile porcata, non potrebbe mai, eppure è stato fatto. Ma non è finita qui, no, ovviamente, non è finita qui. Durante il film ci sono pezzi del gioco, ma messi assolutamente a caso, cioè per passare da una scena ad un'altra, lui ha messo come filtro pezzi del gioco. Ammuzzo, cioè che chi non sa che cazzo sta andando a guardare, chi cazzo sia Uwe Boll, si trova questa porcata davanti e finalmente capisce. E lo spettatore si ritrova spaesato, cioè non capisce, ho detto ho visto un pezzo di videogioco, ho dei flash, mi sono sniffato dell'LSD, non lo so chi è stato. Infatti la gente che usciva dal cinema a vedere House of the Dead, sì, perché è uscito al cinema, la vedevi spaesata, camminava contro il muro, non capiva, abbiamo dovuto aiutarla, abbiamo chiamato ambulanze, perché boh, non si capiva più niente in quel cinema. Mi verrà un infarto prima o poi a guardare sti film. Una cosa mi sono dimenticato di dirvi prima: contro Uwe Boll c'è tutto il mondo. Perché tutti hanno detto: per favore, signor Uwe Boll, per favore, non faccia più film. Film tra virgolette, perché questi ma non sono neanche lontanamente dei film. Non li faccia più, basta. E allora lui ha sentito questo e ha detto a un video proprio su YouTube, su internet, a tutti gli spettatori ha detto: io apro una petizione. Se la petizione raggiunge un milione di firme, io smetto di fare film. Ma io lo so perché lo ha fatto. Perché lui ha detto: figuriamoci, non raggiungerò mai il milione di firme in questa petizione. Io continuerò a fare il cazzo che voglio.
ma non ha fatto i conti con il resto del mondo, perché non sapeva quanti lo odiassero. Appena lui ha messo la petizione, 2 o 3 giorni dopo, la petizione ha raggiunto 150.000 firme e lui ha dovuto mettere un altro video su YouTube dicendo: no, stavo scherzando. Stavo scherzando? Troppo tardi. Io adesso prendo il computer e te lo sfascio sulla testa più volte, finché quel poco che ti rimane di cervello, che dovrebbe essere una cosa così, tipo un 5 centesimi, ti si spappola e ti esci fuori dalle orecchie. Forse adesso che ci ho pensato non è di 5 centesimi, un po' meno, 2 o 1. Che poi la gente dice: ehi, i centesimi sono inutili. No, non è vero. Serve per valutare la grandezza del cervello di alcune persone. Io ve li consiglio i film di Uwe Boll per un semplice motivo: chi vuole diventare regista, guardi almeno un suo film, perché così capisce come non si devono fare i film.